Ricca presentazione per il 41esimo giro del Valdarno nazionale di ciclismo per Elite Under 23. Evento andato in scena nella sala consiliare del comune di Figline Valdarno venerdì 24 agosto, alla presenza di numerose personalità ed amministratori locali e non solo. La competizione si svolgerà su un tracciato di 177 km con partenza da Incisa Valdarno dopo il trasferimento da Figline Valdarno, conclusione tradizionale in piazza Marsilio Ficino, appunto a Figline. Quest'anno, come tutti sapete, la corsa è limitata a 176 corridori per un regolamento della federazione. Noi abbiamo già tutti gli iscritti, ci sono le migliori squadre italiane, come ha già detto Biondi, e anche tre squadre straniere e due continental. Quindi la corsa assume una bella rilevanza. Quest'anno il percorso sono 182 km, è un percorso molto selettivo, come ancora di più degli anni passati. Abbiamo cambiato il percorso e affrontiamo per tre volte anche la salita di Casa Petrarca e per otto volte la salita del Campeggio, che è un buon trampolino di lancio per chi ha vinto le passate edizioni. Allora Sandro, da quello che abbiamo capito è una corsa per corridori veri. Quest'anno si vedrà veramente l'uomo in faccia, insomma il corridore in faccia, perché 180 km. E poi lo scalatore. E lo scalatore, sì, e a Figline ha sempre vinto un ragazzo che la salita non gli dà noia, insomma un velocista non ha mai vinto.